Signori e signori, buongiorno. Ed ora la decima puntata di Intrighe e Passioni 5. Vi ricordo che potete seguirci su YouTube e su Instagram della pagina I Segreti di Vale Ilse. Buona visione. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Amore, ma perché ti devi arrabbiare così? Ma fammi capire una cosa. Cioè, tu stai con me e vai a dormire a casa di Carol, Ma meno male che c'era lei che mi ha ospitato, sai che poi... Ah sì, perché qua no, eh? Ma amore, ero nervoso, abbiamo litigato, poi avevo mal di testa. Ma cosa c'è? Vuoi dire che ogni volta che litighiamo fai queste cose? Beh, amore, ringrazio il cielo che sono andata da Carol e non sono andata da un'altra. Lascia stare, Carol o che sia un'altra. Tu quando sei nervoso fai queste cose? Amore, ho perso un po' il senno. Abbi per favore, abbi pazienza, per favore. No, vedi una cosa. Se fai così... Qual è la porta? Rimane chiusa. Amore, dai. Fammi chiamare la Mandy. Chissà che cosa sta facendo. Adesso la aggiusto io. Ciao, Carrie. Sì, sono Mandy. Ascolta, volevo salutarti e dire... Sto facendo due passi. Dove? Al Parco degli Angeli, mi sa. Sì, prima del lockdown. Mima, che palle che sei. Ma chi vuoi che incontro? Ma mi vuoi far fidanzare per forza tu? No, senti, ti saluto che mi hai già rotto. Ciao, Carrie, ciao. Che palle che è questa. Ok, Mandy, te lascio stare. Ciao. Ma non mi convinci. Chissà che cosa starà combinando la Mandy. Volevi ballare questa sera da sola. No more discotation. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Che bella mascherina. Ma che vuole lei? Potrei vedere anche sotto. Sotto dove? La mascherina. Oh. Io non capisco perché il lockdown non è cominciato oggi. Così non incontravo nessuno. Ma scusi, cosa c'entra? No, perché io sto facendo due passi, ma sola. Ah, cosa sei, Baffi? Ma insomma, signorina, volevo solo offrire un caffè. Poi non vi lamentate che non ci sono più gli uomini di una volta. Che non vi offrono un caffè, che vi aprono la portiera. Che vi aprono la stanza da letto? La stanza da letto, la portiera? A me sa che la Carrie si è messa d'accordo. Aspetta che la chiamo, eh. Chi è questa Carrie? Quella del film? È una mia amica, però lei è affascinante, molto spiritoso. A me piacciono gli uomini spiritosi. È stato molto più facile di quanto pensassi. Bene, facciamo due passi allora. Ok, facciamo due passi. Oh mio Dio! Guarda che c'è. Ora ti presento una mia cara amica. Ma io la conosco. Elizabeth. Ciao Elizabeth, come stai? Vedo che ti sei data la lettura. Elizabeth, cosa stai leggendo? Attrazione fatale. Wow. E tu? Vedo che hai conosciuto Mark. Hai fatto proprio un ottimo incontro. Ma voi due vi conoscete? Oh mio Dio. Forse ho fatto una gaffe. Ma quale gaffe hai fatto? Tanto era già in dolce compagnia di un altro tizio. La gaffe l'ha fatta lei. Come al solito. Ma... Mandy, poi ne parleremo sicuramente. Nel frattempo, fatevi una bella passeggiata in direzione del fiume ghiacciato. Potete anche pattinare. Fate attenzione, è molto scivoloso. Ma io non so che fare. Ma che devi fare? Dai, andiamo. Senti, Elizabeth, ci sentiamo. Dai, adesso la prendi da quella. Certo che le statistiche sono andate proprio a farsi fottere. Incontrare due ex nel giro di 5 minuti
era proprio la probabilità una su mille. Che sfiga, ragazzi. Ma perché, Elisabetta? Ma perché mi porti a questi estremi? Sempre così. Perché io adesso mi butto veramente. Io mi butto! Aspetta, che gli diamo una mano. Infatti. Ma... Dottorino! Devi morire. Ma che... Ma cosa ci fai tu con lui poi? Me la vado a divertire. Ora che ho le tappe per metterlo. Andiamocene. Lascialo buttare in pace. Amen. No. No. Mandy è mia. Mandy è soltanto mia. Mandy, che bel nome. Ma stasera sei libera? Ci devo pensare. Ok, ci ho pensato. Va bene, mi inviti a cena. Certo, ti farò dimenticare anche quella scena che non hai vissuto prima. Che orrore, che orrore! Ehi, bellezza, alle 8 sotto casa. Ma certo, alle 8, puntuale. Oh mamma, ma ci conosciamo noi due? Ah sì, lei era quella dell'altra sera, quella che aspettava il suo taxi. Ah sì, adesso che lo guardo bene, e quel povero pazzo che cercava aiuto di portarlo via con me. Ma guardi un po', il mondo è piccolo, ho da fare. La saluto, arrivederci. Signora, mi scusi, però aspetti un attimo. Potrebbe venire un attimo qui? Perché lei... Sì, sì, sono io, Chanel Smith, la sorella di Carola. Ma qui a Valais la conoscono tutti, a mia sorella. Ma guarda un po'. È da tanti anni che ho lo studio sopra casa sua e non sapevo questa novità. Ma siete veramente due gocce d'acqua. Sì, purtroppo è mia sorella gemella, quella povera. Io sono quella ricca. Che caratterino che c'ha. Che interessante. Va bene, questo è il mio carattere. Ha detto che lei ha uno studio su dove abita mia sorella Carola. Ma di che cosa? Dell'artigianato? Cara signora, non mi denigri. Artigianato. Artigianato della mente. Io sono uno psicoterapeuta molto, molto famoso. Cara Chanel Smith. Ah, dovrebbe venire mia sorella a trovarla. Mi ricorda che era un po' pazza già da piccola. Sì, ma lasciamo stare questi discorsi. Ma mi farebbe un po' di compagnia? Si accomodi vicino a me. Facciamo due chiacchiere.